sun. Building walls need to run to an island in the sun. Siamo finalmente arrivati alla serata dell'Udinese Club di Oderzo, il club dedicato ad Alice Mattelloni, e siamo con il presidente Paolo da Oderzo, che ci deve spiegare come nasce questa idea di dedicare un club a una ragazza, a una giornalista, ad Alice Mattelloni. Come nasce questa idea? Beh, questa idea nasce da un gruppo di amici che pensa solo al gentil sesso, alle belle ragazze, alle signore, con la passione del calcio e dell'Udinese. Noi non potevamo fare a meno di coniugare questi due elementi, che sono una cosa fantastica. Tra l'altro, un club di veneti che tifa Udinese? Com'è questa cosa? Come mai? Beh, ma qui c'è una ragione affettiva. Io sono figlio di due friulani, ho vissuto a Udine lo splendido periodo dell'università. Sono andato allo stadio quando avevo solo 9 anni, ho visto l'Udinese in Serie B, Udinese Ternana 4-0, la prima partita con lo zio, e poi, sai, mi sono innamorato di questa meravigliosa squadra. Non poteva che essere così. Erano i tempi della formazione di Giacomini, quella che si recitava a memoria come l'Ave Maria. Quindi ogni domenica allo stadio, ogni domenica a vedere le partite in casa, seguite anche l'Udinese in trasferta. Com'è il vostro impegno con l'Udinese? No, il nostro impegno è sempre un impegno domestico, quindi l'Udinese la vediamo in casa. Non ci siamo ancora attrezzati per vederla in trasferta. Però adesso il club è nato. Avremo sicuramente nuovi associati, e un po' alla volta, da cosa nasce cosa, e potremo comunque coinvolgere altri e espandere le nostre attività, tra cui le trasferte. Ecco, il club è nato, però ufficialmente ancora non fate parte della UC. Possiamo dire che questo sarà il prossimo passo per la prossima stagione? Ma la nostra intenzione è proprio questa. Poi vediamo, adesso cerchiamo di fondarci in modo ufficiale con uno statuto e richiedere l'adesione alla UC. E credo che, insomma, non ci siano problemi per avere l'adesione, no, da parte della UC. In quanti siete al momento a far parte di questo club? Al momento siamo in 32, ma cercheremo di crescere. Siete numerosissimi, e tra l'altro di tutte le età, perché fanno parte anche i più piccoli di questo club. Ma i più piccoli sono il ricambio generazionale, sono la cosa meravigliosa che cresce e fa parte. Però devo dire che i tifosi più scatenati sono le tifose. Abbiamo qua una presenza femminile che quando viene allo stadio è scatenata, è qualcosa di che non si può raccontare, di indicibile. E quindi possiamo dire chiaramente che questa sera le tifose e il gentil sesso faranno concorrenza alla madrina della serata. Ma è difficile fare concorrenza alla madrina della serata, però ce la mettono tutta. Raggiunto anche il segretario del club, ci ha raggiunto Charlie, perché vuole un po' chiarirci come mai è nata questa idea di questo club. Insomma, non è una cosa consueta vedere un club dedicato a una ragazza, generalmente sono club dedicati ai calciatori, ma mai a una giornalista. Come nasce questa idea? Allora, questa idea è nata circa 2 anni fa, quando Carlo Paolo, il fondatore di questo club, ci ha invitato a vedere una partita, era nello specifico Udinese-Inter. E da lì è nato un po' il tutto, perché abbiamo creato con i nostri figli, perché siamo andati con i nostri figli, quindi papà e figli, siamo andati a vedere la partita, e da lì è nata questa idea. Essendo che Paolo è un fan di Udinese TV, forse è il numero uno nei messaggi, quello a livello di numero e di qualità, e da lì quindi è nata questa idea. Abbiamo fatto questa, essendo che c'era uno scambio, diciamo, di messaggi tra Alice e Paolo,
poi ci ha coinvolto e quindi da lì è nata questa idea di fondare questo club per Alice, perché abbiamo detto perché no, ce l'hanno i calciatori, facciamo anche per una conduttrice. Quindi questo è nato proprio perché c'era stato un coinvolgimento da parte della giornalista a cui scrivevate i messaggi. Certo, un coinvolgimento, prima ripeto, di Paolo e poi è passato un po' a tutti. Quindi quali sono i prossimi passi di questo club? Quali, abbiamo parlato anche con Paolo prima della possibilità al prossimo anno di un'iscrizione vera e propria alla UCI, perché effettivamente ancora non siete un club ufficiale nel vero senso del termine. Ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando, quindi comunque dovremo recuperare molti soci, perché poi organizzeremo vari eventi, quindi non a Udine, legato all'Udinese Calcio, e poi anche potremo fare anche altre cose. E abbiamo capito che a livello di eventi siete davvero i numeri uno, perché questa sera è una cena organizzata veramente in ogni minimo dettaglio, ma anche quando siete venuti come ospiti a Udinese Tonight, insomma, avete lasciato il segno a Udine. Abbiamo cavalli, dicono, e pensate che a Udinese Tonight, al termine della trasmissione, hanno fatto riaprire un'enoteca appositamente per fare un brindisi al termine della trasmissione. Charlie, ci racconti com'è andata? Com'è andata? Allora, prima di andare in trasmissione eravamo andati a bere un aperitivo, anche se eravamo di fretta, però una tappa l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto confidenza con il gestore, con il titolare, e abbiamo detto: mi raccomando, alla fine della serata noi siamo qui. E è stato di parola, da buon udinese è stato di parola e ci ha aperto il locale. I festeggiamenti sono continuati davvero fino alle ore? Erano le 2:30. C'era anche chi doveva andare a scuola, vero Guido? Eh sì. E poi ce l'hai fatta a svegliarti la mattina? Sì, dai, anche se è arrivato un po' in ritardo, però... Ah, è arrivato in ritardo Guido, ma la mamma non lo sa? No. Paola, ai ai ai, la mamma non lo sa, male male queste cose qui, come la mettiamo? E da buon professore chiudo un occhio, cosa vuoi? L'ho giustificato. E durante questa serata splendida con il Club di Oderto siamo con Gianni. Gianni, tra l'altro, promotore, mi dicono, di questa passione per il tifo bianconero, perché sei stato proprio tu ad aver indotto Paolo a tifare Udinese. Esatto, sì, sono stato io, perché prima io abitavo a Pordenone. Quando sono tornato nel paese natio ho incominciato a ricemolare 5, 6, fino a 9 persone per andare a vedere l'Udinese insieme a me. E Paolo era uno di questi, e suo fratello primo ancora. E com'è nata questa passione per l'Udinese? Ebbene, prima abitando a Pordenone, diciamo, la squadra di riferimento era l'Udinese, che è chiaro, per vedere le squadre di Serie A si doveva andare a Udine, altrimenti non si andava da nessuna parte a vederle. E nel corso degli anni com'è cambiata ovviamente questa Udinese? È cambiata tanta, è cambiato lo stadio, è uno stadio più grande, uno stadio che accoglie grandi eventi. No, più grande. Più piccolo a livello di posti, siamo passati a 25.000 posti, però a livello di spazi comunque sì. Si è creato qualcosa che in Italia c'è solo probabilmente a Torino. Non si è posto alla fine, lo termina, perché le due orecchie che ci fa passare l'aria in tribuna le battiamo noi, lui lassù no, ma noi sotto sì, che sul disegno dovrebbe essere chiuso, che ancora non si sa quando lo chiuderà. Allora Gianni, che cosa ci aspettiamo per la prossima stagione? Questa stagione è stata un po' tribolante, no? Ci ha fatto un pochino soffrire questa Udinese, ma per la prossima cosa ci aspettiamo? Io mi aspetto che il padrone dell'azienda sia là prima che gli operai arrivino e che vada via un'ora dopo. Così si costruisce un'azienda sana e si controlla tutto. Se lui delega altri, fanno i loro interessi.
Allora, Alice, dici una cosa. A questo punto, tu ti senti interprete della friulanità nel calcio? Allora, innanzitutto volevo ringraziare l'Udinese Club di Codroipov. Scusami, lo rifaccio. No, puoi anche dirlo, di Codroipov va benissimo. Allora, innanzitutto volevo ringraziare l'Udinese Club di Oderzo. Per me questa serata è veramente stato un onore, io vi ringrazio. Insomma, avere 30 persone qua con me che organizzano una serata per me è una cosa davvero incredibile. Non avrei mai pensato nella mia vita di trovarmi in una situazione del genere. Tra l'altro, Paolo, io ho iniziato questa esperienza 2 anni fa e 2 anni fa ho iniziato a lavorare con Udinese TV con ruolo, possiamo dire, di valletta, di postazione web. Ho iniziato a fare un pochino il commento alle partite, ho iniziato ad aggiornare i risultati e mi sono trovata casualmente a rispondere ai messaggi di un certo Paolo da Oderzo. E chi l'avrebbe mai detto che da questi messaggi di Paolo da Oderzo sarebbe poi nata questa amicizia e poi sarebbe nato un club? Cioè, mi sento chiaramente interprete dello sport, del calcio e della friulanità. E sicuramente della friulanità, ovviamente, anche perché abbiamo una squadra qui in Friuli Venezia Giulia che è in Serie A e quindi ci rappresenta, voglio dire, non è una cosa da poco, non tutte le regioni possono vantare di una squadra che comunque porta la propria regione ad avere un'importanza di questo tipo nel mondo del calcio. Appunto, come ti dicevo, mi trovo davvero catapultata in una situazione che per me davvero è un onore. Non avrei mai pensato di sedere a tavola con 30 persone qui venute solamente per me e per poter festeggiare insieme a questo. Anche per mangiare, eh? Anche per mangiare e anche per bere un buon bicchiere di vino. Questo sicuramente, su questo andiamo d'accordo, Paolo, davvero. Su questo andiamo assolutamente d'accordo. Poi alla fine vedo che alla fine c'è questo grande affetto da parte di tutti, dai più grandi ai più piccini. E per me è davvero una gioia immensa. Non avrei mai pensato di riuscire a catturare così il cuore dei tifosi. Quindi io non posso fare altro che ringraziarvi. Ma guarda, adesso vedremo cosa ne pensa il tuo direttore Pezzella, eh? Ah, vedremo cosa ne pensa il nostro Francesco Pezzella sicuramente. Io ringrazio anche lui, tra l'altro, che mi ha permesso di essere qua questa sera per poter creare questa situazione insieme a voi. Ovviamente stiamo creando questo speciale da mandare in onda su Udinese TV. E che dire, Paolo, davvero io credo che in fin dei conti il fatto di averti risposto ai messaggi è una cosa, ecco, che credo che sia stato molto importante in questo mio diciamo spazio che ho avuto su Udinese TV, che poi è diventato sempre maggiore, no? Dai telegiornali agli altri speciali, ho fatto tante cose in questi 2 anni, però davvero credo che la cosa che mi segnerà di questa esperienza sulla televisione bianconera è il rapporto con i tifosi, perché il fatto di averti risposto e comunque di creare, di instaurare una relazione con i tifosi che ci scrivono su WhatsApp sia stata per me una grande fortuna. E davvero credo di aver creato delle amicizie, delle relazioni indelebili che mi resteranno per tutta la vita, e in particolare col club di Oderzo in questo caso si è creata una bella cosa, voglio dire, c'è il club Zico e c'ho il club io, non è una cosa da poco. È una grande sfida tra Orsaria e Oderzo. Assolutamente, voglio dire, credo che ci siano un sacco di calciatori che in questo caso mi stanno invidiando. Beh, inviteremo i fratelli di Orsaria. Sì, senz'altro, perché insomma voi avete fatto il club a Zico, ma Oderzo ha fatto il club a me, quindi. Ma senti, di un po', ma qualche retroscena piccante con Massimo Campazzo, ce lo vuoi raccontare? Di retroscena piccante assolutamente no, perché Massimo è assolutamente un grande professionista, io lo stimo davvero tanto, ho avuto il piacere di lavorare con lui, è stata la prima figura professionale con cui ho lavorato ad Udinese TV e adesso è diventato di News TV, e devo dire che retroscena piccanti non ce ne sono, però retroscena di grande professionalità e di grande lealtà con Massimo davvero posso dire che ce ne siano stati davvero tanti. È una persona che apprezzo tantissimo e davvero spero in futuro di poter continuare a collaborare con lui. È una persona di cui ho una grandissima stima.
Speriamo di averlo qui con noi la prossima volta, vero? Senz'altro, allora io immagino che adesso dovrete davvero fare dei passi avanti con questo club che è ancora agli albori, no? Dovete diventare un club ufficiale, per cui le cene immagino saranno numerose, saranno tante. Questa è solo la prima delle tante cene che faremo insieme e senz'altro le prossime cene, io ora sono venuta perché chiaramente come madrina, come mi avete definita, non potevo mancare, però le prossime cene ci sarà sicuramente Massimo, penso che ci sarà tutta la TV, voglio dire qualche rappresentanza anche da parte della squadra. Ora non lo so che cosa accadrà nella prossima stagione, però senz'altro ora è un club che è nato, ma un po' alla volta diventerà ormai un club ufficiale bianconero. Farete parte ovviamente del grande universo dei club bianconeri che rendono tutti noi tifosi fieri, tutto l'universo bianconero fiero di far parte di una grande famiglia, e quindi credo che di occasioni ce ne saranno tantissime. Poi dipende anche da voi ovviamente. Noi ci stiamo sicuramente, è un proposito che abbiamo, e adesso vorrei sentire anche Giovanni cosa ci dice. No, non vuoi dire nulla? No. Alice, secondo te Alice è una brava madrina? Sì. Ci mancherebbe, vero? Sì. E tu cosa vuoi dire di Alice? Sì. Ti piace Alice? Sì. E a te piace? Sì. Abbiamo fatto bene a sceglierla? Sì. E tu cosa diresti, Guido? No, io volevo fare una piccola domanda. Volevo chiedere se si ricordava di un messaggio mandato dal nostro Paolo da Oderzo che diceva che la moglie gli voleva rubare la televisione perché voleva vedersi Sanremo. Mi ricordo anche che ci sono state diverse diatribe in famiglia Paolo da Oderzo perché appunto vi contendevate la televisione, però giustamente avete fatto benissimo a scegliere il canale 110 del digitale, a scegliere Udinese TV, perché insomma voglio dire, guardare Udinese TV e guardare Sanremo, io direi che non ci sono paragoni. Ah, l'avrei buttata fuori di casa. Assolutamente sì, vedo che ci hai preso gusto col microfono, eh? Beh, guarda, se vuoi mi sfidi, io accetto tutte le sfide. Occhio a non rubarmi il lavoro, eh? No, questo è impossibile, non ho lo splendore. Io non so bucare il video come buchi tu il video. Ecco Paolo, bravo. Questa mi è piaciuta come risposta. Beh, guarda, la prossima volta ci porti Massimo, ci porti il Poma, ci porti il barone, che tra l'altro l'ultima volta mi ha anche tirato le orecchie perché ho osato sfidarlo su una disquisizione tecnica. Non vorrei mai, chiedo perdono al barone, spero che comunque venga anche lui la prossima volta. Va bene, allora mi raccomando, la prossima volta, la prossima cena del club di Oderzo sarete tutti invitati, perché ormai è un club che fa parte dell'universo bianconero e il prossimo anno sarà più ufficiale che mai. E Guido Gomirato? E anche Guido Gomirato sarà assolutamente invitato, perché ormai è per i tifosi è un punto di riferimento. Lui il suo rapporto con i tifosi ormai è diventato un caposaldo, è famosissimo per questo. L'enciclopedia del calcio udinese. Esatto, ci può raccontare episodi del mondo bianconero dal lontano 1800, quindi credo che è immancabile la presenza di Guido alle nostre serate. Grazie Alice. Ciao a tutti. Giorgia, allora come sta andando questa serata? Bene. Ti stai divertendo? Sì. Ma questa Udinese, quanto ci piace da 1 a 10? Dieci. Ah, ci ho pensato un po', però il voto è il massimo, 10. E allora ora noi cosa andiamo a fare, Giorgia, che mi dicevi fino a poco fa? Gli autografi. Gli autografi. Noi andiamo a finire di festeggiare e ovviamente sempre forza Udinese. Allora io chiedo una cortesia al nostro abbonato storico dal lontano campionato 1981-82, il signor Gianni Lazzarin, detto Bisatella. No, c'entra, perché ecco, di consegnare il bouquet floreale alla nostra madrina, che se lo merita tutto. Grazie. Beh, grazie mille. Non so. Bacio di rito. Sì. Grazie. Grazie. Allora. Vi ringrazio di cuore perché per me è davvero un onore, insomma lo dicevo anche prima durante la cena,
non mi è mai capitato nella vita, insomma, di avere un dono del genere, perché da quando vi conosco far parte di un Udinese Club non è da tutti, voglio dire, l'ho detto prima, l'ha fatto, ha avuto l'onore Zico, quindi insomma, voglio dire, non è una cosa da poco. Vi ringrazio, insomma, mi avete fatto passare una serata unica. Grazie a te. Col permesso di Marta. E poi ti chiedo, naturalmente, come tutte le feste, magari chiediamo aiuto a Giorgia di tenere in mano il bouquet, così liberiamo le mani di Alice, di tagliare la torta, perché insomma una madrina che si rispetti deve tagliare la torta. Prego.